Era su un treno diretto a Brescia dalla stazione centrale di Milano. Probabilmente stava tentando di scappare all'estero. Il 25enne senza tetto di origini polacche è ricercato perché ritenuto essere il presunto accoltellatore della turista israeliana lo scorso 31 dicembre alla stazione Termini. Le condizioni della giovane ricoverata all'Umberto I sono stabili, ma è ancora in prognosi riservata. A riconoscere l'aggressore è stata una coppia, marito e moglie, entrambi carabinieri, in quel momento fuori servizio. Lo hanno bloccato dopo aver chiamato rinforzi. Così è scattato il fermo congiunto con la polizia ferroviaria. Nella borsa l'uomo aveva con sé due coltelli e un taglierino, ma nessun documento. Non ha opposto resistenza e non ha parlato. È stato subito portato alla caserma di Montebello per essere interrogato. Sembrerebbe che fosse abituato a scappare e spostarsi velocemente in fuga dalla scorsa primavera. Già ricercato per furto in Polonia, la madre ne aveva anche denunciato la scomparsa. Resta da capire che cosa abbia spinto l'uomo ad aggredire la 24enne. A Milano, arrivati anche gli agenti che hanno indagato in questi giorni a Roma, e massima soddisfazione è stata espressa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.